sono passati 10 anni giusti, devo dire che però il ricordo è ancora indelebile, 2 anni molto, molto intensi, ho scoperto una città e dei tifosi direi eccezionali, insomma, perché ti fanno tranquillamente lavorare durante la settimana, ma poi la domenica sanno essere molto intensi e molto presenti sul campo. Ci ha tolti tante soddisfazioni, insomma, col mister Novellino, un altro, insomma, che ci mette molto all'interno di un gruppo dal punto di vista del carattere, della personalità, e devo dire, insomma, che poi i risultati sono anche arrivati, perché il primo anno ci siamo giocati a Champions League fino all'ultima giornata di campionato. L'esperienza di Lecce è stata un'altra esperienza molto importante, però con tutto rispetto per la città, insomma, c'è stato un aumento della qualità di squadra, perché, insomma, giocare nella Sampdoria è più facile, perché comunque ho trovato un tasso tecnico più elevato, ho trovato dei compagni ed un gruppo veramente eccezionali. Ci ho messo del mio, però devo dire che è stato anche molto semplice inserirmi in questo contesto. Nel 2004-2005 forse è mancata l'abitudine a giocare a certi livelli, direi che in un gruppo in cui il mister Novellino si è inventato, insomma, la doppia coppia di terzini sulle fasce, quello che giocava nel suo ruolo e quello che si era inventato da esterno, perché io e Diana fondamentalmente eravamo arrivati come terzini, però poi è stato un giochino che ha funzionato benissimo, insomma, siamo andati a vincere in tutti i campi, abbiamo dato filo da torcere alle squadre davanti a noi, quindi dire cosa non ha funzionato è veramente complicato, insomma, andarsi a giocare fino all'ultimo con il Milan che andava a Udine a giocare, penso che sia stato comunque un traguardo importante, al di là poi del risultato sportivo che alla fine è arrivato parziale. Delle difficoltà in più, insomma, abbiamo perso giocatori importanti, Bonazzoli e Bazzani, che purtroppo sono rotti tutti e due il ginocchio, quindi giocatori per noi fondamentali, una squadra come la Sampdoria che non aveva 25 giocatori di quel livello, quindi comunque perde due giocatori così, con Bonazzoli che poi si è perso anche il mondiale, sicuramente è stato un handicap importante. Poi a un certo punto del campionato avevamo anche paura a guardarci indietro, e quindi, insomma, quando si innescano certi meccanismi, abbiamo portato in salvo, insomma, i nostri 40 punti, diciamo, un po' accontentati. Poco fa ho salutato Angelo Palombo, l'ho rivisto con grande piacere, però anche con altri compagni siamo rimasti in rapporti. Francesco Flacchi purtroppo lo sento spesso, siamo rimasti in amicizia, e Giulio Falcone viva Roma, quindi mi sono sentito anche recentemente, abbiamo organizzato un raduno nostalgico di ex giocatori, insomma, sono intervenuti anche loro. Poi, insomma, in giro per l'Italia, nei vari tornei anche di ex giocatori, spesso ritrovo qualche ex compagno, insomma, devo dire che in quel gruppo non ho nessun brutto ricordo. Con i tifosi blucerchiati, insomma, credo che ci siano pochi posti in cui in Italia si possa star così tranquilli durante la settimana e lavorare senza pressioni, e poi invece durante la domenica trovare una tifoseria che abbia tutto questo entusiasmo. Insomma, mi ricordo che per festeggiare proprio quell'anno, il primo anno che abbiamo rischiato la Champions League, per festeggiarci, insomma, lo stadio gremito con tutta la coreografia che proprio riguardava il rientro in Europa, è stata veramente una cosa da brividi, ancora la conservo, insomma, come video.